Ben approdati nuovamente sul mio canale! Come potete vedere, siamo ancora nell'inquadratura da decluttering perché qua non abbiamo finito, gente. Non abbiamo assolutamente finito. E direi di andare subito ad incominciare. Dunque, sicuramente ci saranno delle sezioni in questo video in cui non vedrete andare via nulla, perché sono cose che, bene o male, comunque non hanno necessità di essere declatterate o perché non scadono o perché comunque sono talmente poche che sono proprio quelle che essenzialmente uso. Come per esempio per quanto riguarda il cassettino delle sopracciglia. Allora, qui vi abbiamo questo bottino di Kiko che in realtà, ecco, sta alla frutta, sta appannato all'alberi pizzuti e quello che decido di fare è metterlo in PSP e cercherò di utilizzarlo il più possibile finché mi sarà possibile. Per cui questo lo togliamo. Poi le matite queste qua di Kiko ovviamente le uso, quindi restano qui. Questa l'abbiamo appena messa togliendola dai correttori, è una matita illuminante, voglio provarla sotto l'arcata sopraccigliare, il gel di Anastasia Beverly Hills, sto smozzichetto di matita che anche questo dobbiamo finirlo. Quella di Wet n Wild non l'ho ancora mai provata e vorrei provarla, così come il kit di Revolution che essendo specchiato è già diventato una selleria. Il pot di Wycon è ottimo, uno tra i miei prodotti preferiti. Poi questa matita per le sopracciglia che è rosa pallido, non so per quale motivo, però voglio utilizzarla per altre cose. Poi la cera di MAC, ovviamente la si tiene, un po' dei temperini di Kiko, il pot di Astra che è il mio toppissimo. Poi qua c'è sta una matita color burro e un'altra matita color burro che non so perché sono qui e quindi queste le metteremo fra le matite occhi che poi andremo a vedere perché oggi facciamo tutti i prodotti occhi, mascara, eyeliner, matite e ombretti singoli. Una collettina minuscola per le ciglia finte della Kiss. Kissei. E poi c'è questo pomade che non so bene se sia ancora utilizzabile, però la vedo proprio male, male, male. Oppure no? Vediamo. No, sembrerebbe ancora buona, quindi anche questa la teniamo ed è di Wycon, era di una collezione natalizia. L'odore non è cambiato, anzi c'è un profumino buonissimo, quindi ce la teniamo. E olè. Ora passiamo a questo. Mettiamolo qua di sopra, oppure no? No, fammogli solo un po' più spazio. Madonna, la roba che ci sta. E voilà, qui abbiamo mascara e eyeliner, ma non li abbiamo solo qua perché anche qua c'è un altro barattolone di mascara e direi che è veramente arrivata l'ora di levarne un po'. Andiamo a vedere intanto gli eyeliner. Allora, il Calligraphy Pen di Wycon, che è praticamente della linea Quick. E questo... ah no, non è quello della linea Quick. Il Calligraphy Pen era quello della linea Androgyna. E comunque questo mi ricordo che mi era piaciuto ed è un buon eyeliner, quindi lo teniamo. Eccolo il quick eyeliner, però mi sembra che anche il quick eyeliner non era stato mica male. E infatti no, c'ha un bel tratto, è bello nero e questo lo si tiene. Poi eyeliner di Kiko della Ocean Fill, io mi ricordo che ce n'era uno che era praticamente finito, infatti eccolo, l'ho usato tantissimo, questo ormai è andato e quindi lo gettiamo, mentre invece questo è quello nuovo. Eccolo qua e quello nuovo si tiene. Haha, Unexpected Paradise o Unexpected Fail.
Questi ovviamente non vedevo l'ora di frullarli, infatti li frulliamo. Andate pure a vedere il video sui flopponi, così scoprirete il perché. Astra 12 ore pen eyeliner, ottimo, veramente un buonissimo eyeliner, io mi ci trovo benissimo, ve lo consiglio. Poi, ok, Better Than Sex lo teniamo, qui vado un po' velocina. Questo è ottimo di Too Faced, lo sketch marker, io mi trovo benissimo con questo eyeliner, sta un pochino andando. Questo pure, gente, è praticamente quasi finito. Purtroppo lo sketch marker ci sta abbandonando, è praticamente finito e quindi anche questo va via. Che dolor. Allora, questo è l'eyeliner di Kiko orrendo, sempre vi rimando al video dei flopponi e non vedo l'ora di buttarlo al secchio. Poi, Liquid Ink di Essence, questo è veramente un ottimo eyeliner, uno dei pochi con il pennellino così che mi sia piaciuto e non me lo aspettavo minimamente, però è veramente un bel eyeliner ed è nerissimo. Questo anche ve lo consiglio. Poi questo di Astral Subliminal, ottimo, lo si tiene. Marc Jacobs lo si tiene, anche perché poi è pure nuovo. Poi Scratch Eyeliner, orribile, orribile, gente, cioè questo pennello, che senso ha nel mondo questo pennello? È tremendo. Io non lo riesco a usare. Se qualcuno vuole provarci, sappiate che è disponibile. Poi, Pop Revolution. Questo devo dire che non è stato male. Nonostante sembri un pennarellone uniposca, per fare determinati tipi di make-up o di eyeliner molto, molto drammatici, io me lo voglio tenere. Non è male. Poi, Fenty Beauty, ovviamente, si tiene. Questo di Revolution è un eyeliner veramente ottimo, la punta è simile a quella del Marc Jacobs e si comporta benissimo, gente, guardate che tratto che ha, top. Poi Tattoo Liner di Kat Von D, un altro eyeliner semplicemente favoloso, uno dei primi con le setoline, assolutamente da tenere d'occhio. Anche questo di Revolution devo dire non è stato male, eh? Di solito questi eyeliner così, come vi ho detto, io non mi trovo bene per niente, ma questa ha una puntina in feltro che si gestisce davvero molto molto bene ed ha anche questo un bel tratto, niente male davvero. Poi Serial Liner di Nabla lo teniamo. Qua giù che ci abbiamo, ah, The Liner di Revolution, orrendo, 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 orrendo. L'avevo detto orrendo? Terribile, non scrive, cioè non è nero, cioè. NYX, io mi spiace doverlo dire, ma l'Epic Ink Liner per me è stato un fallimento. Cioè, perde ovunque, fa i goccioni, ora in questo momento non lo sta facendo, non so per quale motivo, ma io con questo eyeliner ci ho litigato più e più e più volte e mi ha lasciato una spruzzata a parabola sullo specchio di prodotto che ve lo dico a fare, quindi lo do via, chi vuole domarlo si faccio avanti. Poi abbiamo alcuni eyeliner di quelli un po' swag, tipo dorato, bronzato, eccetera. Questi mi piacciono soprattutto per andare magari a sottolineare una cat crease, fare dei giochi, dei disegni, qualcosa. E questo non è male, di Essence. Poi, sempre di Essence, c'è questo, Metal Art, che è un bel borgogna. Anche questo non male e lo teniamo. Kiko impara da Essence a fare gli eyeliner colorati metallizzati, va? Questo è di Wycon, di una vecchia collezione, Burlesque Sparkle.
ma credo che sia ormai quasi esatto, secco. E quindi questo qua purtroppo lo dobbiamo buttare. Come vedete, non c'è quasi più traccia di glitter perché non lo pesca. Poi questo di Kiko, che è un bell'oro un po' tipo spento, però anche questo si è rappreso in un modo che scrive veramente brutto. E anche questo lo demo via. Ora passiamo ai mascara. Dunque, questo di Yves Saint Laurent, The Curlé, questo non è male, eh? Non è affatto male, devo dire, di mascara. E anche se è una mini size, la tengo. Pump and Volume, ottimo, lo teniamo. Poi questo di Lancôme ed è l'Hypnose. L'Hypnose, ci ho avuto un po' di litigio, ma ultimamente lo stavo rivalutando, quindi lo tengo perché voglio ancora testarlo e vedere come va. Questo è un altro dei Curlé di Yves Saint Laurent e lo teniamo di Scort. Qua ci sono degli scovolini di vario genere, applicatori usa e getta. Ed ora andiamo qua. Allora, innanzitutto vado a togliere subito questi due mascara colorati perché sono vecchi proprio come mio nonno e quindi direi che vanno tolti. Poi, Grimmy, questo ovviamente lo tolgo. Se qualcuno vuole provare l'ebbrezza, è qua, è nuovo, eh? Dopodiché, questi sono i due mascara della linea Quick di Wycon e Smart di Kiko. E devo dire che non sono male come mascara. Non mi sono dispiaciuti per niente e quindi li voglio tenere perché voglio provare a testarli ancora un pochino. Clinique Horror. Via. Poi Go Big or Go Home, purtroppo si è terribilmente seccato, cioè è arrivato gente, l'ho consumato fino all'osso. È un mascara che mi è piaciuto da matti, è assolutamente meraviglioso. Se vi capita, piatelo, provatelo pure la mini taglia perché è fantastico. E ora purtroppo lo salutiamo. Un Maxi Mod di una vecchia collezione e anche questo, gente, è tipo andato, poverino. E quindi anche lui lo salutiamo. Questo Wycon No Gravity Mascara. Questo non era male, niente di trascendentale, però è uno di quei mascara che vanno bene anche per lavorare le ciglia inferiori o per andare a pettinare e districare un po', quindi lo tengo. Poi Dumb Girl, che mi ha fatto una primissima brutta impressione, una seconda impressione, una terza impressione insommina, voglio continuare a testarlo, quindi lo tengo. Altro mascara di Kat Von D con un pack superlativo, uno scovolino fantastico che sembra un bocciolo di rosa e anche questo purtroppo è secco. Peccato perché era un ottimo mascara. Contro ogni previsione, Kat Von D faceva dei mascara spettacolari. Chi ha preso KVD adesso non so se sarà lo stesso all'altezza. Poi Bad Girl Bang di Benefit è un mascara che non mi ha mai fatto impazzire, non mi è mai piaciuto così tanto e quindi lo declatteriamo, magari qualcuno lo apprezzerà di più. Poi, allora, Kiko, ah, questo è il Top Coat, quello volumizzante, ne ho ancora un altro, incredibile, ancora non è proprio finito. Quindi già ne ho smaltito uno nel PSP e mo ci rischiaffiamo pure questo tanto per farvi capire quanto mi piace questo top coat volumizzante, che ne compro proprio così, come le ciliegie. Poi, ah, Better Than Sex, questo è quello viola che ho aperto comunque da poco, ce l'ho avuto sempre sigillato
Questo qui voglio metterlo un po' più spesso in uso, perché comunque è un viola molto carino che si vede abbastanza sulle ciglia senza dare effetto strano. E lo tengo, vabbè, questo, tutto questo per dire che lo tengo, insomma, alla fine dei conti. Questo Free Soul Mascara, ci credete che non mi ricordo minimamente che tipo di effetto dà? Quindi lo teniamo ancora perché lo voglio testare. Poi Lashes of the Day, questo mi sembra che era abbastanza buono come mascara, quelli di Essence lo sono quasi tutti, e quindi questo lo tengo. Allora, Waterflower Magic Mascara. Questo ha il doppio scovolino, quindi da una parte c'è quello volumizzante incurvante, mentre dall'altra parte c'è quello un pochino più dritto che le allunga e le districa. E questo lo tengo perché mi è piaciuto un sacco. Poi Super Curl di Essence, vediamo un po' come sta messo. Questo ancora è buono come mascara, cioè così almeno sembrerebbe. Questo lo teniamo ancora. E poi c'è Volume Hero, però mi sembra che tra i due ce n'era uno che mi era piaciuto di più, non ricordo quale, forse quell'altro. Questo però mi sembra più secco, mi sa che mi era piaciuto di più questo perché credo di averlo praticamente terminato, quindi questo lo togliamo. Poi False Lashes Mascara Dramatic Volume, wow, vediamo un po'. Ah, di quelli appino però non troppo grosso. Questo ce n'è ancora in abbondanza e quindi lo si tenne. E poi Perversion di Urban Decay, mascara che ancora non ho mai provato e vorrei provarlo, magari lo faremo in un video. E c'era un intruso che è volato. Scommettiamo che questo è un altro Maxi Mod. Ah no, 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 questo però è un mascara veramente strano. Che razza di scovolino ha? Particular. Anche questo lo devo riprovare. Della Sicilian Note. Non me lo ricordo per niente. Allora, rimettiamo qua i mascara che ho deciso di tenere. E anche di eyeliner abbiamo levati un bel po'. Ma non abbiamo ancora finito perché c'è lui. Erbarattolone. Allora, con molta calma e con molta attenzione. Dunque, questo mascara di Kiko che è Active Effect Volume, con lo scovolino a pino, però è un pinone che non mi piace da utilizzare sulle mie ciglia, è praticamente nuovo e questo troverà una nuova casa. Poi Dark Love di Clio, lo teniamo, intanto li rimetto qua dentro. Poi questo qua di Kiko della Ocean Feel, veramente un ottimo, ottimo mascara con il doppio scovolino e questo si tiene. Vabbè, Lash Princess che vuoi che fa, si tiene. Poi questo qui nuovo di Astra ovviamente lo teniamo. Poi Lash, un rospo, Lash Renegade di Wet n Wild, secco come il deserto dei Tartari, quindi via. Poi, allora, questi sono vecchi come proprio non si sa, Baby Roll di L'Oreal, sì, Mega Volume Miss Baby Roll, pure questo, secco, arido, quindi lo togliamo.
E penso anche il ciglia finte a farfalla, perché più o meno è della stessa epoca, perché possiamo tranquillamente dire epoca, e infatti anche questo va via. Voilà. Maxi Mod nuovo di pacca ovviamente resta. Poi Rouge 24 ore black, questo appena aperto. Anche Rouge è un brand che fa dei mascara strepitosi. Così come anche questo Leva Damo, che è stupendo, sempre di Rouge, costano una cazzata perché 4,90 euro. Ve li consiglio tantissimo, li vendono in farmacia. Poi mascara nuovo di Astra, ovviamente si tiene, della collezione Pure. Poi qui abbiamo Better Than Sex, ce n'è uno che è finito. Questo è quello nuovo che ho aperto da poco. E questo è quello finito, e ve ne do la conferma guardando lo scovolino, sì, è super mega asciutto. Quindi questo qua vola. Astra, ovviamente, l'ultimo nuovo mascara uscito, The Universal Volume, rimane 24 ore. Poi un Mensurable Light Fiber, uno dei miei mascara preferiti di Kiko, di Pipo, sì, di Kiko, si chiama il Maxi Mod, e anche questo è praticamente finito. Questo lo mettiamo in PSP, così lo terminiamo del tutto. Assieme anche magari al Better Than Sex, che ancora qualcosina ce l'ha, e via così, insomma. Così poi li possiamo buttare. Astra High Tech Extension Mascara, il mio vero, vero, unico preferito di Astra. È spettacolare. C'è questo scovolino che gli daresti due spicci, ma fa delle ciglia da panico. E questo lo tengo. E poi qua c'è il nuovo Mensurable, che ora apriamo e mettiamo nel cassetto, perché è nuovo. E voilà! Hypnose Drama di Lancôme mi ha volato via così, come se nulla fosse. Ah, anche questo non è male. Però voglio continuare a testarlo. E lo mettiamo di qua. E questo cassetto è fatto. E ci sono entrati pure tutti quelli del barattolone. Tolti alla bella e meglio gli swatches, ma insommina. Io direi che, visto che il video si prospetta veramente, veramente lungo, adesso andiamo a vederci le matite e stoppiamo qui. E poi nella puntata successiva vedremo tutti quanti gli ombretti singoli, sia matitoni, sia in crema, sia quelli in cialda singola. Dunque, per quanto riguarda le matite, vado subito a eliminare quelle che è sicuro che terrò, che già lo so. Tipo questa di Chanel, questa nuova di Astra, questa la tengo ovviamente. Poi questa qua di Kiko, che è stupenda, insieme a quest'altra meravigliosa, le tengo. Questa qua di quando è? No, vabbè, questa è bellissima. Questa me la tengo ovviamente. Questa color burro. Però ne ho altre due che abbiamo tolto prima dal cassetto delle sopracciglia. Quindi questa la diamo via, che è meglio. Questa è quella che tengo. E infatti mi vado a tenere che le ho tolte prima, e dovrei averle rimesse qui. E preferisco tenere queste due di matite color burro. Poi questa qui color platino è stupenda, così come anche questa di Wygon. Queste sono delle matite ottime, e queste di questa linea le voglio tenere tutte. Poi c'è questa di Kiko viola, veramente bellissima anche questa. Guardate che meraviglia, questa la tengo. Ma di matite occhi ne ho pochissime, quindi difficile che darò via qualcosa. Questa è una semplice matita viola, però qui ne ho anche un'altra, sempre color melanzana, che a questo punto mi dico: cosa mi serve tenere due matite? Allora, questa
questa qui la do via e tengo quest'altra, due melanzane. Marrone, questa di Essence, molto molto bella, questa la tengo. Wycon di questa linea qua, ovviamente la tengo. Queste qui che sono quelle un po' metalliche, fighissime, me le tengo tutte. Poi qua c'è quella nera che l'avevo presa quando ho fatto il video, mi trucco solo con la collezione Quick e non è male, matite nere fanno sempre tanto comodo. Questa color cardinale, eccola qua, la teniamo pure questa qua. Qua c'ho una svaria di matite dorate, c'è questa di Essence, un bell'oro, una matita dorata mi ci serve. E questa di Giorgia Duor, che come oro mi fa impazzire di meno, quindi mi sa che questa la diamo via. E voilà, questa color borgogna, borgogna, rame, cangiante, molto bella di Kiko, la tengo. Questa rose gold è stupenda, all'interno dell'occhio fa un bellissimo effetto, guardate che riflettame. E la teniamo. Glamorous Eye Pencil di Kiko, questo è proprio uno di quei verdi ottanio che mi piacciono tanto. Ah, questa pure è bella, sempre di quelle un po' metallizzé, un color avio stupendo, questa la tengo. Questa è la famosa Berry Fantastic che è stata sempre consigliatissima da Giulia Cova e ovviamente la tengo. Questa è sempre di Giorgia Duor che ha una matita gel con dentro tutti i glitter dorati, ma non l'ho mai utilizzata né ora né mai, quindi la togliamo. Questa di Kiko mi piace un sacco, c'è un colore bellissimo. Matita marrone che ha fatto la guerra, semplicemente gli è cascato sopra l'acetone, però è un bellissimo marrone e la teniamo, sempre di Wycon, anche se purtroppo non si leggeva praticamente più. Poi Smart Eye Pencil, questa bellissima, un grigio davvero molto molto strano, satinato. Poi questa è viola, però è un viola elettrico che non ho da nessun'altra parte. Oh mio Dio, turquoise tipo fluo di Kiko, guardate che roba pazzeschissima questa, davvero. Poi altro viola, sempre le Glamorous, c'è un viola elettrico, ma guardate che cacchio di colori pazzeschi che faceva Kiko. Fico, Kiko fico. Questo celestino strano, non lo so, un carta da zucchero. Veramente strano. Non ho idea, sinceramente. No, ma teniamola. Io matite ne ho poche, gente, quindi non è che debba togliere chissà che. Blu elettrico, voilà. Non si trovano quasi mai delle belle matite blu elettrico. Magic Eyes di Mesauda. Questa, vabbè, troppo troppo bella. Tipo questa, però un po' più scura e metallizzata. Poi questa è bellissima di Kiko con tutti i glitter dentro e si vedono, che di solito è una cosa che nelle matite non si vede. Poi matita bianca di Sephora, questa proprio bianca, può sempre essere utile però. E poi questo che colore è? Un grigio, grigio antracite, anche questo può tornare
scomodo, e quest'altra di Wycon, che è una delle mie matite preferite. Guardate che nero, gente, guardate che nero. Queste sono le Wonderproof Eye Pencil, la numero 100 Extreme Black. Non ve la fate scappare. Allora, per quanto riguarda questa puntata, abbiamo declatterato, devo dire, un bel po' di cose, perché io non mi aspettavo. Ero sicura dei mascara, ma non ero molto molto sicura per quanto riguarda le altre categorie. Ora tolgo un attimo le matite di mezzo, così andiamo a dare un'occhiata a quello che abbiamo veramente tolto. Gente, io posso dirmi sufficientemente orgogliona di quello che ho tolto questa volta, perché non è affatto poco. Abbiamo fatto un bel po' di spazio. E non so ora quanti mascara sono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 mascara li abbiamo tolti, e poi abbiamo tolto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eyeliner e 4 matite occhi. Quindi mi ritengo abbastanza soddisfatta. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. E pronti per la prossima puntata, che vedrà come protagonisti tutti gli ombretti liquidi, matitoni, cialde, stick e chi più ne ha più ne metta. Per il momento vi saluto, vi si ama tutti quanti e ci vediamo nel prossimo video. Miau miau.